Ragazzacci e ragazzacce di ACI 69.trading, sono appena tornato dalla mia corsa mattutina, poi si è trasformata in camminata, poi di nuovo in corsa, mai arrendersi. Ci tenevo a fare l'introduzione a questo webinar tenuto da Matteo, il nostro responsabile software di ACI 69.trading, dove ti illustrerà due indicatori personalizzati, due script creati su misura. Sono il risultato di almeno 3 mesi di test, di 3 mesi di sudore, un po' come queste corse mattutine, e stanno portando i loro frutti, ovvero i nostri guadagni. Pensavamo di metterli a pagamento, ma abbiamo deciso, per dare ulteriore valore aggiunto alla community, alla nostra community ACI69.trading, di darteli gratis a te che sei dall'altra parte. Se già sei attivo con Infinity, con il nostro indicatore Made in Italy, che ci sta facendo fare parecchi guadagni, sia perché cavalca il trend, ti becca il trend, sia il trend long che il trend short, magari con una leva, un 2x, un 4x, mai esagerare con le leve, capito Guido? Altrimenti si rischia di essere liquidati. Sempre la giusta risk reward, il giusto stop loss, ci sta facendo fare parecchi guadagni. Bene, se già sei attivo con Infinity, questi due nuovi indicatori che vedrai nel webinar, era questa la sorpresa ragazzacci, saranno gratis, compresi, ti verranno caricati nei tuoi script su invito nel tuo Trading View. Dacci tempo, 3 o 4 giorni, insomma, ecco, abbi pazienza perché siete tanti. Se invece ancora non hai Infinity e non sai cos'è la community ACI69.trading, ti invito a mandarmi un'email alla mia email personale, abbi pazienza perché rispondo sempre a tutti con calma, videoripetizioni@gmail.com. Questa è la mia mail riservata e troveremo sicuramente una soluzione su misura per te, per attivarti. Capirai che cos'è la nostra community ACI69.trading. Non siamo enormi proprio per scelta, perché nella botte piccola spesso c'è il vino buono. Speriamo che sia un buon vino il nostro e un ottimo trading. Bene, divertiti anche con questo webinar, ma anche se non hai attivato Infinity, credo che comunque delle idee di trading ci saranno, perché vedrai anche indicatori che, presi singolari, indicatori che compongono, che aiutano questi script che abbiamo realizzato, che grazie a Matteo di nuovo, che anche presi singolarmente credo ti diano dell'ottimo valore aggiunto e degli spunti, delle idee di trading. Mi piacerebbe anche sapere i tuoi commenti e che cosa ne pensi qua sotto nei commenti. Se ti va, pollice in su, iscriviti al canale ACI69.trading per non perderti le prossime, e buon webinar. Ci dovrebbe essere un indice qua sotto, se ancora non lo vedi lo sto scrivendo, arriva. Grazie, un caro saluto, buon webinar, buon guadagno e buon trading. Ciao. Vabbè, comincio subito a condividere lo schermo. Allora, quello che voglio parlarvi stasera, insomma, è semplicemente degli indicatori che vi avevo condiviso, ma spiegarveli fatti bene. State vedendo tutti? Ottimo. Allora, intanto vi spiego brevemente cosa ho fatto. Allora, in quello che sto utilizzando adesso, lo script funziona in questo modo. Ho utilizzato lo schema della MACD, del Vortex e dell'Aikin, indicatori che volevate provare l'altra volta. Li ho messi insieme, li ho gestiti un po' in modo che non ci siano, diciamo, grossi conflitti, e ho fatto uno script in questa maniera, l'ultimo che ho fatto. Allora, innanzitutto si possono decidere quali coin controllare, infatti lo vedete qua di fianco nel coin status. Potete decidere voi che coin controllare. Io ad esempio sto controllando adesso BTC, ETH, BNB, Doge, LTC, FIL, SOL e DotLink. Quindi sono, si collega... Sono 9, Matteo. Sì, sono 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perché... Ne ho una decina, quello vecchio che avevi fatto. Va bene. Perché allora stavo guardando quello che avevo fatto l'altra volta. Questo qua si trova. Io sto usando quello vecchio, perché questo qui non l'hai passato. Non lo so, mi sa di sì, però l'avevo passato in gran segreto. Ma adesso ve lo spiego. Perché il problema è questo. Questi script qua hanno un grosso problema. Ogni volta che tu lanci le istruzioni per caricare sulla schermata attuale, sul grafico attuale, vuoi caricare gli altri grafici, ci mette sempre un po' più di tempo. È vero, sì. E l'altro problema è che TradingView blocca
determinate cose, nel senso tu puoi richiamare fino a un tot numero di monete e allo stesso tempo puoi caricare fino a un tot di time frame diversi. Non puoi fare di più, quindi loro ti dicono il massimo che puoi fare sono, ad esempio, se non sbaglio per tutto quanto, 50 richiami. Quindi o faccio 50 richiami cripto oppure cerco di gestirmi un attimo, ad esempio 10 richiami cripto e gli altri per scaricare, ad esempio, i dati che avvengono su time frame diversi. Tipo, ad esempio, se io sto guardando il time frame da un'ora, posso scaricarmi i valori di chiusura del time frame da 30 minuti. Oppure, ma dimmi. Matte, se io faccio quello che ti avevo chiesto l'altra volta, cioè metto, divido lo schermo in due e metto i due indicatori uguali, guardando 20 cripto, quanto mi ci mette a caricarli? 50 minuti? No, allora la fortuna è questa, lui ti dovrebbe riservare un tot della disponibilità del server di TradingView per ogni finestra che apri, quindi non hai grossi problemi nel caricare contemporaneamente più finestre. Puoi caricare tranquillamente lo scan, dividerlo in due e caricare tutte e due le volte il programma. È per questo che non messi 9, perché ho aggiunto anche altri controlli su, sia su questo sia sul programma sia su altri. Però è una roba che potrò modificare più avanti, insomma. Comunque, scusa, Matteo. Scusa Guido, dico, quindi basta che comunque uno varia il simbolo invece che BTC USDT, ad esempio, mentre che ne so, LTC USDT, e quindi li cambia e poi salva. Sì. Sì, no, allora dopo si resetta, ogni volta che voi lo disattivate, lo riattivate, l'indicatore si resetta. Adesso hanno fatto una leggera modifica che anche, ad esempio, durante i backtest viene salvato per un tot di tempo, però delle volte gli indicatori si resettano. Di solito resta salvato, però non resta salvato per molti giorni. Quindi può capitare che resetta le monete e ritorni a quelle standard che avevo messo io, BTC, ETH, BNB e Doge. Matte, dimmi. Immagino che il tuo, questo che stai utilizzando, invece le label escano sull'incrocio del MACD e del Vortex, vero? Allora, io l'ho impostato in questo sistema. Innanzitutto ho aggiunto il codice per visualizzare resistenze e supporti. Ok. Ok, ora inizio spiegando da zero. Questo script qua utilizza il Vortex MACD, Aiken. Io ho aggiunto un sistema di controllo con l'EMA opzionale, che utilizza due EMA, un sistema di controllo con la EMA 200 per chi vuole fare dei trade un po' più sicuri, e anche le nuvole Ichimoku, perché quando l'avevo fatto mi ero appassionato dell'Ichimoku. Allora, con questo script si possono controllare fino a 9 cripto diverse, possono aggiungere anche la decima, non ci sono problemi. E quindi verrà caricata nella label qui a fianco, dove c'è scritto coin status, verrà caricato uno che indicatori sono stati selezionati in quel momento, e due l'attuale valore o comunque l'attuale posizione delle candele close, del valore close delle candele, sui vari grafici, ad esempio. E ovviamente questa cosa qua verrà caricata sempre sullo stesso time frame, quindi se io adesso sto visualizzando un time frame da 3 minuti, mi mostrerà tutte le coin sul time frame da 3 minuti. Ora, switchando su time frame da un'ora, queste sono le coin su time frame orario. Allora, in questo momento io sto visualizzando le coin dove il sistema che utilizziamo, lo script che utilizziamo, utilizza la Vortex e MACD. Cosa mi sta indicando in questo momento Vortex e MACD? Beh, qui di fianco mi sta indicando che BTC USDT è long, si può fare un ingresso long su time frame un'ora, e che la MACD ha incrociata 16 candele fa e il Vortex ha incrociato 11 candele fa. La stessa cosa ETH USDT, si può andare long, ha incrociato la MACD 15 candele fa, il Vortex 11 candele fa. Perché ho inserito questa storia di indicare il numero di candele e non mettere semplicemente i pallini verdi e i pallini rossi? Perché probabilmente entrare adesso con un movimento del genere non è un'idea. Allora, può essere fatto, ma è rischioso. Se invece io indico quanto è stato fatto l'incrocio, io posso vedere se un incrocio è stato fatto in un tempo più o meno recente.
Mettiamo che io sono arrivato al computer adesso, vedo tutte le coin che ho selezionato, vedo che una, MACD e Vortex, hanno incrociato, magari non adesso, ma hanno incrociato due candele fa. Allora lì posso pensare di fare un ingresso. Se invece l'incrocio comincia a essere come BTC, gli USDT, che la MACD ha incrociato 16 candele fa e la Vortex ha incrociato 11 candele fa, gli devo dire, ok, sono un po' in ritardo sul movimento. Devo stare un po' più attento, posso entrare, ma non è detto che la cosa vada bene. Questo considerato l'algoritmo Vortex e MACD, gli indicatori che ho selezionato. Ho messo come opzione la possibilità di utilizzare più indicatori, quindi questo software è un pacchetto un po' più completo, perché se a qualcuno non piace usare MACD e Vortex insieme, può benissimo utilizzare solo la MACD e vedere quando le monete hanno incrociato la MACD e fare ingressi utilizzando solo la MACD. Se non mi piace utilizzare la MACD, posso fare trading anche usando solo il Vortex. Questa cosa, e mi mostra praticamente quando tutti gli ingressi con il Vortex, con la label. Ma quella label verde quando è che esce, Matte? Allora, la label verde esce prima della fine della candela. Su che indicatore? Sull'indicatore che selezioni. Se io seleziono l'indicatore Vortex, mi mette la label solo quando incrocia l'indicatore Vortex. Scusa, prova a mettere il MACD al posto del Vortex. Se io metto MACD, anticipa perché aveva incrociato prima MACD. E se metti tutti e due, fa una media? Come? Se metti tutti e due, fa tipo una media? Se metto tutte e due, esiste un piccolo problema che nasce soprattutto con le label, che comincia a creare una valanga di label, perché magari può capitare che la MACD incrocia prima del Vortex, tipo la MACD ha incrociato 16 barre prima e il Vortex ha incrociato 11 barre. Quindi cosa succede? Ho fatto un doppio controllo, che se ha incrociato la MACD e il Vortex era già long, allora mi segna lì, all'incrocio della MACD, mi segna ok, può andare long. Se invece magari la MACD era già long, quindi aveva già incrociato, e il Vortex ha incrociato adesso, allora mi segna all'incrocio del Vortex. Praticamente segna l'incrocio dell'ultimo indicatore che entra nella posizione long. Ovvio, con una roba del genere puoi ritardare un po' il movimento di ingresso. Il problema è che avere solo un indicatore MACD che ti dà l'indicazione di ingresso, avere solo l'indicatore Vortex ti può dare dei problemi. Invece, aspettando che siano tutti e due positivi, allora entri nell'esatto momento in cui incrocia l'indicatore che arriva più tardi, ma almeno hai la doppia conferma che il movimento sta andando long. Quindi diciamo, questo è il modo sicuro, il safe mode, diciamo. È il modo sicuro, sì, io lo posso togliere. Dato che la MACD ha incrociato prima, se io voglio posso togliere l'uso del Vortex e basarmi solo sulla MACD. Però sappiamo che magari solo la MACD ha un tasso di errore più alto rispetto a utilizzarli tutti insieme. E questo ve lo mostrerò dopo come si può arrivare a intuirlo, insomma. Dopo, ho voluto utilizzare anche l'incrocio delle EMA. Se qualcuno vuole utilizzare e visualizzare anche le EMA, basta mettere la spunta su Usa EMA Script e questo è lo schema delle EMA. Quindi ho selezionato gli incroci delle EMA, ovviamente quando le EMA sono verdi si può entrare long, quando le EMA diventano rossi si può entrare short. È un movimento abbastanza lento, le EMA per quanto si inseriscono in una maniera abbastanza veloce, è un movimento abbastanza lento, è un indicatore lento. E quindi innanzitutto il periodo delle EMA che ho messo è tutti i numeri primi saltandone uno, quindi 5, 11, 17, 23, 31, 41. Mi piaceva l'idea di mettere i numeri primi e ho visto che mettendo questi numeri tende ad avere un rapporto di profitto, parlo di profitto netto, non parlo di tasso di successo di trading, dopo spiego bene qual è la differenza, ha un tasso di profitto un po' più alto rispetto ad altri valori che vengono utilizzati di solito. È modificabile come si vuole, se uno vuole cambiare da 5, 3, 6, 7, 8, quello che vuole, può cambiare come vuole. Poi, io sto usando la 927. 927 vuol dire che stai utilizzando le EMA che sono basate sui periodi di apertura e chiusura dei mercati. Infatti anche l'Ichimoku Cloud è basato sul periodo 9-26, che è un periodo che è nato apposta perché si basa sull'apertura, sugli orari di apertura, le date di apertura e la durata dei mercati
sia asiatici sia europei, adesso non mi ricordo quali dei due, ma erano dei valori nati apposta. Quindi dopo il 27 è un'ottima combinazione di periodi. In pratica io sto utilizzando la strategia che vi avevo accennato l'altra volta, quella di giocare praticamente quando esce la label, di giocare sulla candela successiva e stare solamente su quella candela con un time frame a 15. Mi aiuto anche con l'EMA, la 927, e poi una media mobile a 200 periodi per vedere se stare sotto o stare sopra. Per dire, quello che ho fatto oggi, che ho fatto $200, è perché praticamente ero lì, mi era uscita la label verde degli incroci. Sì. In più era lì praticamente attaccato alla EMA, alla media mobile di 200 periodi, poi l'ha superata. Cioè, attaccato Guido come? Sopra o sotto? Era attaccato, cioè in realtà ci ha rimbalzato 3-4 volte, ma continuava a rimbalzare, scendere, rimbalzare, ho detto secondo me prima o poi lo rompe. Certo, più volte lo testa, più volte testa una resistenza o supporto, esatto. E più volte la rompe, più è possibile, esatto, la rompa. Certo. E infatti lì poi ero entrato dopo che era fatto due volte, ho detto secondo me risale, e poi lì ha rotto ed è salito ancora. Però anch'io più o meno, diciamo, manualmente sto facendo più o meno quello che hai fatto tu con l'indicatore, Matte, più o meno. Esatto, io ho voluto caricare l'EMA solo perché così qualcuno, per chi vuole, ha uno strumento in più per riuscire un attimo a capire la posizione del trend. Che dopo sono tutte personalizzabili, insomma, ognuno può utilizzarle come vuole. Scusa Matteo, un'ultima cosa sulle EMA lì, la label è fissa EMA 5, EMA 11 oppure... No, allora, il nome EMA 5, EMA 11, allora questo nome qua che vedi, EMA 5 period, è fisso, però tu puoi modificare e questa qua mettere anche 20. Ah ok, e così è come andare l'indicatore, poi volendo uno lo modifica. Io l'ho messo con dei valori standard, sì. Sono dei valori di default, dopo ognuno può personalizzare quei valori che... Perché con questi valori è quello che statisticamente parlando funziona meglio, diciamo. Esatto, okay. Dopo... Come sempre, dipende dal periodo del mercato. Il mercato cambia, delle volte funziona meglio una EMA 9-27, delle volte funziona meglio una EMA 5-20, dopo dipende dal time frame che si usa. E di solito utilizzare EMA troppo lunghe su periodo daily può portare dei problemi perché ritarda tantissimo l'ingresso, mentre magari si preferisce utilizzare delle EMA un po' più veloci quando si parla di daily, soprattutto su monete un po' più recenti. Per chi non vuole utilizzare comunque le EMA, può togliere benissimo la spunta, io la lascio di default, la lascio tolta, però se vuole può usare la EMA 200 per dividere bull and bear, cioè quando il periodo è bull e quando il periodo è bear. Bello, poi verde e rosso si capisce. Bello. Esatto, quando è rossa sappiamo, o almeno il consiglio è mio, quando è rossa sappiamo che è consigliabile preferire le entrate short, o magari fare anche entrate long ma mettere degli stop loss e dei take profit un po' più vicini, mentre si può lasciare andare un po' di più il trading quando le entrate sono short. E questo è sempre un sistema configurato adesso. Poi ho messo anche, perché avevo la passione di utilizzarli, le Ichimoku Cloud. Una cosa che non ho detto all'inizio, che sono belle colorate tra l'altro, è questa: per ogni indicatore che viene attivato la label si sposta, perché se io uso solo MACD ho la label da una parte, se ci combino il Vortex cambia la posizione della label, ma se combino anche la EMA, allora nei calcoli di dove viene settata la label per il buy o per il sell entra in gioco pure l'EMA. Entra in gioco anche l'EMA, certo. Stessa cosa per l'Ichimoku. Però l'Ichimoku ha un problema. L'Ichimoku ha all'incirca 12 strategie di ingresso long e 12 strategie di ingresso short. Perché l'Ichimoku è un indicatore nato a sé, si potrebbe fare trading anche solo con l'Ichimoku, per chi piace. Ci sono 12 ingressi long e 12 ingressi short che vanno dal più rischioso al più sicuro. Per più rischioso si intende che è anche quello più profittevole, però ha un tasso di perdita un po' più alto. Per più sicuro si intende che è sicuro che farai profitto, però una volta che vengono soddisfatti i requisiti per entrare in quel long lì, farai profitto ma fai lo 0,3%
perché il movimento potrebbe essere già finito. Di solito il movimento ideale per entrare long è ad esempio questo. Vediamo se questo qua. In questo caso abbiamo il presto close che è sopra le nuvole. È questo sopra... quale, Matte? L'ho segnato qua con il pennarello in bianco. Ah, non lo vedo. Vabbè. Però stai col portatile, Guido, o col telefono? Col telefono. Ah, adesso lo vedo. Ok. Eccolo qua. Ok. Allora. Ero nella parte di grafico sbagliata. Ecco, adesso sì, ho capito. Allora, qui abbiamo il prezzo close che è sopra la conversion line, sopra la baseline, la conversion line sopra la baseline, la lagging span, cioè la linea del passato è sopra alla nuvola, e la nuvola futura è positiva. Questo qua è un ingresso che il 100% delle volte ci prende. C'è poco da fare, matematicamente, allora non 100%, ma ci prende spesso. La label buy io l'ho fatta scattare prima, perché... L'ho fatto scattare prima perché per quanto questo metodo sia sicuro, delle volte, molto spesso quando si verifica, ormai è già finito il movimento. Mm-hmm. Quindi soprattutto sui time frame più bassi forse. Soprattutto sui time frame più bassi. Se invece andiamo a vedere su BTC, su time frame giornaliero, aspetta che cancello il disegno, aveva dato quel bellissimo segnale di buy. Eccolo qua, questo era il segnale di buy più sicuro quando qualche giorno fa, il 5 agosto, era 38.000 bitcoin. Ma e tu lo usi, Matte? Io uso l'Ichimoku, però non lo uso con questo sistema. Io mi baso quasi principalmente solo sulla conversion line e la baseline, proprio perché se vado ad utilizzare il metodo più sicuro, rischio che finisca già il trend, rischio che finisca il movimento. Quindi preferisco utilizzare un metodo un po' più rischioso e utilizzare il sistema che quando la conversion line è superiore alla baseline e quando il prezzo è superiore alla conversion line, allora entro con il buy. È più rischioso. Stiamo sempre parlando che conversion line e baseline sono sempre due medie aritmetiche. Sono basate una sul periodo, la differenza tra il massimo e il minimo preso su 9 candele, che è la conversion line, e una è la differenza tra il massimo e il minimo preso su 26 candele. Secondo me, Matteo, ci dedicheremo un seminario apposta su Ichimoku Cloud, perché l'Ichimoku è tanto potente quanto non è neanche complicata, però ci si devono fare tanti ragionamenti. L'Ichimoku era nata quando non esistevano ancora, quando in Asia non venivano utilizzati gli altri indicatori. È stato testato per 20 anni dal suo creatore e ha avuto dei risultati soddisfacenti. Quindi già l'Ichimoku è un buon sistema di trading. Soprattutto, secondo me, essendo anche meno diffuso rispetto ai metodi classici, magari te vedi lo stesso mercato da un'altra angolazione differente, può essere una conferma, oppure vedi qualcosa che la massa non vede spesso, forse. Esatto, però da quando è stata creata, i mercati asiatici per moltissimi anni hanno utilizzato quasi solo l'Ichimoku, perché gli indicatori come MACD ed RSI non erano ancora arrivati a essere utilizzati in determinati mercati, quindi avevano basato la maggior parte del trading solo sull'utilizzo quasi di questo indicatore. Però è comunque per diversificare, hai una conferma in più, stai utilizzando comunque un sistema di medie e la lagging span, la linea del passato che molti sottovalutano, comunque è una linea che ti indica se il tuo attuale prezzo è superiore al prezzo di 26 periodi fa. Quindi se parliamo di time frame giornaliero, se la mia lagging span, quindi questa riga qua che sta facendo questo movimento, se questa riga qua sta superando il mio prezzo di chiusura qua, vuol dire che 26 candele più avanti, quindi se è questa, stiamo parlando di circa questa candela, vuol dire che il mio prezzo di chiusura qua è più alto di 26 periodi fa. Non è una brutta indicazione, non va presa da sola, non è una roba che nasce da sola, però è un'ottima indicazione per capire se il trend sta un po' salendo. Sapere che... Esatto, io so che il mio prezzo attuale è superiore a quello di 26 periodi fa, quindi in questo caso è superiore a quello di 26 giorni fa. È un buon sistema anche questo per fare trading.
Ovviamente attivandola con questo indicatore, lei farà i suoi calcoli insieme alla MACD e il Vortex. Quindi in questo caso, quando MACD incrocia, quando la Vortex incrocia e quando il prezzo è superiore alla conversion line, alla baseline, nasce la label che ti dice compra. Altrimenti, se MACD incrocia ribasso, Vortex incrocia ribasso e il prezzo scende sotto l'Ichimoku, scende sotto la baseline e la conversion line, allora ti compare la label di vendere. Beh, però se li usi tutti e tre ti comparirà un segnale all'anno praticamente. Allora, se li utilizzi tutti e tre, vediamo subito. Sul daily ti compaiono 34 segnali solo. E stiamo parlando che il mio daily parte dall'operazione del 2017, anno 2017. Però ti fa tenere un buy nel 2017, scusa, un'entrata short nel 2017, che ti fa guadagnare il 57% di massimale. Ecco, allora, il 57% di massimale se tu non chiudi l'operazione. Altrimenti i backtest di TradingView, se tu non vai a settare uno stop loss, non lo vai a programmare, perché lo devi programmare, uno stop loss, un take profit, lui ti apre, ti chiude l'operazione da etichetta a etichetta. Quindi se compare l'etichetta buy, se compare l'alert del buy, ti chiuderà l'operazione e ti conterà l'eventuale profitto o perdita quando comparirà l'etichetta short. Vi ricordo che gli alert di TradingView funzionano che se compare un alert buy, verrà chiuso solo se compare un alert sell, in questo caso. E i backtest che ho fatto finora, io li ho sempre fatti con questo sistema, senza mettere dei take profit, senza mettere degli stop loss. Quindi è proprio da movimento a movimento, io prendo sempre da movimento a movimento. È proprio automatico. Calcolate che questa operazione parte il 28 del 12 del 2017 e la chiude in automatico il 17 febbraio del 2018. Quindi dal 28 dicembre 2017 tiene aperta l'operazione dello short per 2 mesi. È un'entrata short. È un'entrata short e poi arriva un segnale long, in questo caso. Sempre senza settare stop loss, senza niente. Infatti anche il segnale di perdita 20% era andato al massimale di 6%, però di solito uno stop loss bisognerebbe metterlo da qualche parte. Questo è sempre tutto calcolato senza uno stop loss. Comunque sia, e anche un take profit. Comunque sia, utilizzando questo sistema qua sul daily, potete vedere qua che il profitto netto è 3.196,76% utilizzando Ichimoku Cloud, Vortex e MACD insieme. Così, tanto per far vedere, l'operazione media di guadagno è 94%. Il backtest, io quando li eseguo sempre prendendo capitale iniziale 100.000 e dimensione dell'ordine 100%, cioè entro con tutto il capitale ogni volta. Se uno vuole può scalare, mettere 1.000 e viceversa lui cambierà. Comunque il risultato è 3.196 di guadagno per cento. E questa è una roba. Guardando in giro ho capito che era utile, soprattutto anche su time frame orari, se qualcuno vuole può, ora disattivo l'Ichimoku, può utilizzare resistenze e supporto e visualizzarle. Esatto, queste sono resistenze che vengono e supporti che vengono calcolate su periodi che vanno da 1000 candele, 750 candele, 500 candele, 250, 150. Come si fa questo, Matteo? Scusa, rifammelo vedere, interessante. Eccolo qua, vai su input. Sotto uso Vortex ho messo uso resistenza e supporto. Supporto, ottimo. Ma quindi solo usandolo sul daily questo? Puoi usarlo dove vuoi, su time frame un'ora, time frame un minuto, lui ti prenderà sempre le candele, ogni 1000 candele, ogni 750 candele, ogni 500 candele. Scusa Matteo, la resistenza e il supporto lo calcola al wick, cioè alla fine del gambo, o al body, al corpo della candela? No, lo calcola al wick, perché prende il valore massimo e minimo della candela.
Io ad esempio sono un po' più conservativo, spesso sia long che short lo prendo Questo qua. si potrebbe modificare. Perché se vedi, per dire, no, adesso non riesco a indicartelo. No, niente, non te lo faccio, non te lo riesco a indicare. Ah, io di solito utilizzo questo Dillo. sistema, comunque si può prendere anche sul minimo e massimo, non è un grosso problema, Ah, no? vedi dove c'è scritto volume RSI? Sulle Sì? casse? La linea che tocca proprio la V del volume, vedi? Quella lì è la resistenza, sì? Sì, aspetta, se tu vai a sinistra, finché non incontra il primo... No, 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 lascia, no, no, lascia dove era. Molto prima, esatto. Lì. Qua? Ok, esatto, quello lì, quella lì verde, vedi lo spike verde? Sì? Se tu tiri giù, invece lì hai una bella resistenza perché ti prendi i corpi delle Cioè, al corpo candele. te dici, Guido. Sì, al Sì, a corpo. prendere il corpo. Si può anche impostare dal prendere il corpo, anzi, Secondo lì me è si più può il conservativo corpo. e un po' più, tra virgolette, sicuro piuttosto che il weak, il È più corpo. corretto più che altro, nel senso cioè è più, dovrebbe essere più corretto prendere il corpo rispetto al weak, però vabbè, Sì, no, non ci dovrebbero essere problemi. Guarderò un attimo se è possibile sì, modificarlo. anche io quando lo faccio a mano prendo sempre il corpo. E dopo l'uso delle resistenze, basta, non ho messo altro. Qui ci sono i soliti parametri che vengono utilizzati per la MACD, per il vortex e tutto quanto, e il periodo della convection line, della baseline, che vengono sempre 9,26, le lagging span che vengono modificate e tutto il resto. Se ce lo mandi, Matte, io lo testo, anche perché è più o meno come ti dicevo prima, è più o meno come lo sto utilizzando io, la vecchia versione, quella che avevi fatta. Esatto, questo qua ha una roba in più perché volevo offrirlo un po' più come pacchetto, in modo che chiunque può usare un sistema diverso, insomma può divertirsi a provare un po' come vuole. Se magari qualcuno ha la passione di provare quello del Cimoco Cloud, è un bel sistema anche questo da utilizzare. Quello, Matteo, secondo me, con calma, più avanti, senza stress, ci farai un webinar dedicato. Mezz'ora, no? Insomma, quello che è. Però Sì, ecco. nei Cimoco matte sui time frame bassi, secondo me, no, 12-15 minuti, poco, vero? Allora, io sinceramente l'Ichimoku la utilizzo, allora ti ripeto, io utilizzo tanto baseline con conversion line. È un po' un casino utilizzarla su Time frame bassi. periodi un po' bassi, perché tanti addirittura li ho visti utilizzare l'Ichimoku su periodi settimanali mensili. Ok. Tanti, tanti lo utilizzano soprattutto su periodi settimanali e mensili, non è proprio facilissimo. Però, ad esempio, se qualcuno adesso avesse voluto provare a entrare con l'Ichimoku su time frame 15 minuti, avrebbe preso il long delle 16 e un quarto e si sarebbe fatto un 3,3%. Ovviamente lo short prima. In 3 ore, lo short prima non era il massimo, lo short prima dovresti fare un take profit un po' più veloce, forse beccavano uno stop loss, però anche dal backtest meno 10% su questo time frame, quindi vuol dire che non è proprio l'ideale utilizzare solo l'Ichimoku su questi time frame. Dopo Ok. sempre parlo senza mettere stop loss, parlo senza mettere take profit. Boh, Bello. e questa l'ho spiegata. Ora, quello che preferisco io. Che è l'ultimo che ho fatto? Cioè come fai i soldi in pratica? Che è come fare soldi? Che è quello che mi ha fatto fare 120 dollari negli ultimi 2 giorni, perché io mi muovo con poco, ho fatto 120 dollari. Ho aspettato per una volta, ho aspettato il segnale che mi ha dato l'indicatore, non ho voluto muovermi di testa mia come faccio di solito e ci ho anche preso. Scusa Matteo, questo, scusami se ti interrompo, dico, è l'indicatore precedente che c'ha anche i semafori verde e rosso? No, questo è l'ultimo che Ok. credo di aver inviato, non lo so se l'ho inviato o non ve l'ho ancora inviato. No, Ma questo non l'ho ancora sai che inviato. sarebbe bello forse? Che c'ha sia i semafori verde, rosso, arancione e il numero di candele che è molto molto intelligente il numero di candele perché te almeno c'hai una metrica da quando è scattato il segnale. Cioè, come dicevi te Sì. prima, se so 15 candele magari è troppo, è rischioso. Se invece è scattato da due candele, però anche a vista d'occhio te vedi il verde, l'arancione o il rosso è ancora più intuitivo. Cioè, te apri, carica e già... Sì,
Si può fare, si può modificare senza grossi problemi. Le istruzioni per calcolare quando è avvenuto un evento, cioè quando una MACD è incrociata, è abbastanza semplice. È una riga di codice, quindi non ci sono problemi. Allora, questo indicatore in realtà sono due indicatori. Perché ho dovuto fare due indicatori? Perché devo per forza mostrare il grafico qui sotto, quello che vedete qua bello colorato, ma allo stesso tempo devo per forza, per creare queste etichette e per mettere le EMA, sia queste due veloci, sia la EMA da 200, sia l'indicatore di stop loss e take profit che vedete qua, che è leggermente trasparente, quadrato. Questo è lo stesso, è lo stesso che viene utilizzato da Predator, che viene calcolato con la TR. Dopo vi spiego come funziona. Allora, perché ho dovuto creare due indicatori? Perché TradingView non permette di creare un indicatore e contemporaneamente di modificare il grafico. Quindi, purtroppo è una condizione di TradingView. Quindi o si crea un indicatore direttamente sul grafico, oppure si deve creare un indicatore a parte. Io per poter mostrare tutto ho dovuto creare per forza due indicatori, perché non potevo altrimenti mettere le EMA e neanche mettere la label, perché veniva fuori un casino. Mm-hmm. Allora, come funziona questo indicatore? Questo come si chiama? Scusa, quello di prima si chiama Vortex più... Poi... Allora, Vortex, MACD, Aiken, ma dopo ve lo mando e vedete tutto il nome. Poi battezzeremo un nome. Esatto, invece questo è un PSI, RSI doppio. Questo è, ti è particolarmente caro. Questo qua mi piace perché, boh, forse, allora, intanto risolve in parte del problema delle lateralizzazioni, primo. Secondo, ho utilizzato questi indicatori qua. Ho utilizzato un doppio indicatore RSI modificato, ho modificato la formula originale dell'RSI basandomi su un testo che avevo trovato di un professore. Poi ho utilizzato l'indicatore TSI e ho utilizzato un doppio indicatore Money Flow. Poi ho utilizzato due EMA e la EMA da 200. Boh, basta, non ho utilizzato altro. Allora, perché ho utilizzato l'indicatore RSI doppio? Perché ne ho l'ho caricato due volte? L'indicatore TRSI RSI doppio l'ho utilizzato per questo motivo. Uno, per indicare... Allora, l'indicatore RSI serve per indicare il momentum del prezzo, serve per indicare bene o male quanto forte è il prezzo in questo momento, se sta salendo, se sta scendendo, con quanta rapidità. La cosa forte dell'indicatore RSI è che funziona molto bene sul mercato volatile, funziona molto male su un mercato che lateralizza. Quindi perché ne ho voluto utilizzare due? Ne ho voluto utilizzare due perché, allora, uno l'ho settato con periodo 13, l'altro l'ho segnato, o 14, no 14, mi pare, un attimo che vedo, sì, l'ho segnato con periodo 13, l'altro l'ho segnato con periodo 41, quindi uno è un RSI molto veloce, l'altro è un RSI molto lento. Perché? Perché quello 13 mi considera la forza del cambiamento di prezzo all'incirca nei 13 periodi. L'altro invece prende in considerazione 41 periodi, quindi è un po' più lento. Cosa vuol dire? Vuol dire che non devo basarmi solo sull'RSI, sulla forza di questo momento. È un'indicazione anche la forza di questo momento, ma mi può trarre in inganno. Perché? Perché essendo che l'RSI è molto suscettibile anche nei periodi di lateralizzazione, quando il prezzo lateralizza per troppo tempo, l'RSI aumenta la sua sensibilità vertiginosamente. Cioè comincia a andare in ipercomprato e in ipervenduto anche molto velocemente, malgrado il prezzo stia lateralizzando. E il 13. Mentre se utilizzo un RSI di 41, quello da 41 dice no, fermo un attimo, perché anche se quello più veloce sta continuando a cambiare, io invece... Cioè c'è un fermo lì, vuol dire che l'andamento generale del prezzo non sta modificando. Ok? Quindi cosa succede in questo caso? Ho delle divergenze tra due indicatori RSI. Una divergenza come questa qua che vedete qua. Cioè, aspetta, quando... è l'area o le linee? Cioè, le aree l'area, RSI. È l'area. Okay. Allora l'area verde indica che l'indicatore RSI, quello veloce, mi sta indicando un rialzo del prezzo. L'area fucsia invece mi sta indicando che l'indicatore RSI lento è ancora in fase negativa, cioè si sta riprendendo, perché visivamente vediamo che si sta riprendendo,
però il prezzo non sta ancora salendo più di tanto, quindi è un'indicazione anche per dire: guarda, stai fermo, non muoverti subito perché può succedere qualcos'altro. Infatti, più viola e meno viola, cosa vuol dire? Più viola e meno viola vuol dire che questo qua verde prima era qua sotto rosso. Allora, l'indicatore l'ho colorato in due modi. È verde quando l'indicatore RSI veloce è positivo, è rosso quando l'indicatore RSI veloce è negativo, è azzurro quando l'indicatore RSI lento è positivo, è viola quando l'indicatore RSI lento è negativo. Cosa succede quando... Interessante questo, perché quando c'ho le coppie di colori verde e azzurrino io andrei long, e quando è rosa e rosso andrei short. Quando tu hai il verde azzurrino vuol dire che su 13 periodi sta salendo il prezzo, ma soprattutto sta salendo su 41 periodi. Vuol dire che sta salendo dalle ultime 41 candele. Se qualcuno vuole può impostare anche 100 candele, però sarà più lento. Cavolo, vuol dire che il prezzo sta salendo veramente in maniera parecchio forte. Infatti, ad esempio, beccando a caso questo movimento, entra un long qua e vediamo che comunque sta portando un bel profitto. E viceversa, sono viola e rossi? Allora, l'uscita si può gestire in un altro modo, dipende da come vuole fare una persona, ma adesso ve lo spiego. Invece, per lo short, un'ottima idea di short è quando vedete che il prezzo sta diventando rosso e viola insieme, vuol dire che il prezzo si sta letteralmente inabissando. Qua lo potete vedere quando compare questa etichetta short, che anticipa quella brutta caduta che ha fatto il 7 settembre. Bello quelle etichette, è come piace. Ah, sì, cavolo. È come piace. Se fossero anche le label, non sarebbe male. Allora, posso aggiungere le label? Non le ricordo perché non ci sono le label, però posso aggiungerle. C'è short lassù. Allora, queste non sono le label, sono gli alert. Li utilizzo sempre per fare il backtesting. Infatti, tutti quanti quelli che utilizzeranno questo software potranno fare il proprio backtesting. Perché? Soprattutto perché nessuna azienda o nessun programmatore mette mai la possibilità di fare il backtesting, perché altrimenti le persone possono vedere i reali profitti che fanno il loro software. Se funziona o no l'indicatore, certo. Esatto, questo è il motivo per cui odio Cypher. Cypher ce l'ha a morte qua con Cypher. Invece io voglio mettere la possibilità di backtesting, primo perché uno può provare le medie, può provare l'indicatore RSI e può vedere se effettivamente sta avendo un profitto utilizzando una determinata media oppure un determinato periodo di RSI. Magari ci risultiamo, lui scopre un utilizzo ancora migliore e ci si confronta e si fa gruppo, certo. Perché magari... perché magari su BTC può andare in lei un particolare valore di RSI come un particolare valore della EMA, però magari su EOS USDT ha un movimento completamente diverso da BTC e devo cambiare i miei valori. E quindi posso fare il backtest e cambiare veramente tutto quello che vedo. Come voglio. Dimmi Guido. Lo short e il long, cioè l'etichetta quello che ti compare sopra, nel senso ti compare per l'incrocio dell'indicatore sotto? Allora, i short e i long li ho impostati in questo modo, compaiono con l'indicatore sotto. Quindi, per dire, qui in questo caso stava per diventare rosa e viola forte. Giusto? In questo caso è diventato rosa, rosso e viola forte insieme, quindi stava indicando una vera caduta del prezzo. Ma il video non doveva essere un po' prima? Perché non l'ho fatto un po' prima per via delle EMA, mi sembra. No, è perché non l'ho fatto un po' prima, perché vedi che c'è questo angolino qua blu. Ah, ok. È caso di quel problema dell'angolino lì. E tra l'altro ho utilizzato anche il sistema della TSI. Il TSI, per chi non lo utilizza, è la differenza delle medie di prezzi di chiusura tra candele. Quindi misura quanto sono distanti i prezzi di chiusura da una candela all'altra. È molto simile all'indicatore MACD. Il calcolo è molto diverso, ma il disegno graficamente è molto simile. Perché utilizzo TSI? Perché
perché mi piace, perché ho notato che ha incroci un po' più puliti rispetto alla MacD, fa un po' meno confusione. Ultimamente sto testando questo. Prima Leo mi dicevi perché entrare long con il blu e il verde, entrare short con il rosso e il viola. A occhio mi verrebbe così. A occhio verrebbe così, però ho notato una cosa abbastanza carina e non carina, che è l'indicatore TSI. Questo indicatore qua, quando succede questo incrocio, non vuol dire che si sta abbassando semplicemente il prezzo, vuol dire che la differenza del prezzo di chiusura delle ultime candele è quasi zero. Quindi vuol dire che il prezzo sta lateralizzando. E infatti, se vediamo quando questa linea si appiattisce e quando la fine incrocia, vediamo che qua i prezzi di chiusura delle candele continuano a essere sempre lì, non si muovono mai. È sempre chiude in positivo qua, chiude in negativo, però già ritorna in positivo lo stesso valore precedente, per dopo toccare il minimo al valore della candela precedente. Cioè qui abbiamo praticamente una variazione del prezzo in questa parte che è quasi zero. Quindi lì il prezzo sta letteralmente lateralizzando. Quindi io potrei pensare di chiudere la mia posizione non per forza quando esce rosso o viola, ma posso pensare di anticiparla anche solo per portare a casa un take profit. Magari è all'incrocio del TSI, perché io so che se mi incrocia il TSI in quel punto lì, lì sto rischiando che il prezzo non solo scenda, ma che comunque lateralizzi. Quindi tanto vale chiudere la posizione e portarmi a casa il profitto che ho. Comunque qua, se aprivi la posizione all'ingresso long qui e la chiudevi all'incrocio del TSI qua, eccola qua, era un 3,67% di guadagnato. Prendendo sempre come riferimento la chiusura. Scusa Guido, osservavo sul grafico la RSI verde, che è quella più veloce, mi sembra. Sbaglio, c'è tipo una specie di divergenza bearish? Si può considerare quello oppure no, tra quei picchi? Allora, la formula è diversa dell'RSI che utilizziamo di solito. Puoi considerare comunque la divergenza, ma io starei attento perché la divergenza è comunque un indicatore secondario in questo caso. Puoi pensare di utilizzarla, ma non è detto che funzioni. Anche perché ho notato una roba, io come al solito io creo gli indicatori e non li seguo, perché faccio sempre di testa mia. Quindi cosa succede? Io tendo sempre ad anticipare anche il mio indicatore. Io ho messo il long qua che deve entrarmi qua, io di solito o entro prima o magari non sono sicuro entro dopo. Ho notato che considerando le divergenze comunque è un ingresso molto pericoloso se considero le divergenze. Ho sbagliato più di un trader questi giorni pensando a una divergenza RSI. Quindi tendo a non utilizzarle. E Guido c'era una domanda, mi sembra? No, ma qui su cosa sei? Time frame ha un giorno sempre, Matte, qua. Un'ora. Ah no, un'ora. E c'è un'altra domanda anch'io. Allora, la strategia quindi qual è? Ricapitolando. Allora, la strategia finale è questa. Io prendo intanto le due EMA, che se non sbaglio ho settato le due EMA in questo caso. C'è anche la 200 che è quella bianca. Esatto, ho settato 10.30. Quella da 200 è opzionale, se uno vuole fare un trade sicuro l'attiva, se uno lo vuole fare la disattiva. Io ho settato così. Se la mia TSI incrocia qua al ribasso, quindi incrocia al rialzo però sotto a questa parte del grafico, e poi la linea blu della TSI sale sopra lo zero, e se sale sopra lo zero anche la RSI che mi diventa verde e blu, allora entro long. Anche se in questo caso le candele stanno sotto la EMA 200? Anche se in questo caso stanno sotto la EMA 200 perché ho disattivato quel sistema. Se qualcuno vuole può riattivarlo. Se lo riattivi, invece che farti lì l'ingresso con la EMA 200, te lo faceva la candela questa qua. Perché ora il prezzo è andato sopra la EMA 200, allora entra direttamente da lì. Se invece devo controllare per gli ingressi short, gli ingressi short quando possono essere fatti? Gli ingressi short vengono fatti quando il TSI incrocia nella parte alta del grafico, scende sotto la linea dello zero qua
e l'RSI, tutte e due cambiano di colore e diventano viola e rosse. È vero che con un sistema del genere si fanno degli ingressi, ma è anche vero che è molto più probabile che gli ingressi diano profitto. Scusa Matteo, perché lo stai utilizzando? Secondo te, secondo la tua esperienza pregressa, è più affidabile il TSI o lo stock RSI? Allora, io lo stock RSI non lo amo perché è troppo variabile. Soprattutto lo stock RSI ha il problema che dicevo prima, che nel mercati laterali oscilla da far paura. Diventa veramente troppo pericoloso, perché comunque l'RSI utilizza questa formula: 100 meno 100 diviso 1 fratto il guadagno medio in positivo diviso il guadagno medio in negativo. Ma se il guadagno medio in positivo e il guadagno medio in negativo diventano troppo vicini, quindi il prezzo sta lateralizzando, le candele stanno chiudendo sempre più vicine, l'RSI diventa sempre più sensibile. Quindi l'RSI comincia a fare movimenti repentini da ipercomprato ipervenduto, anche poi movimenti, non lo so, su Bitcoin di qualche centinaio di dollari, ti fa lo stesso movimento che farebbe su un movimento da 5.000 dollari di differenza. Quindi non ho amo particolarmente la stock RSI in questo caso. Però con il TSI posso riuscire a capire, vedendo proprio questa divergenza, non questa divergenza, vedendo proprio questa parte, anche questa, dove vedo che le due linee sono talmente vicine che qui io riesco a capire che il prezzo non si sta muovendo. Il prezzo non si sta muovendo. Sono vicine le linee, il prezzo quindi non si muove. Non si muove perché le linee sono troppo vicine, quindi vuol dire che il prezzo di chiusura del periodo più lungo della TSI e del periodo più corto della TSI, magari sia arrotondato, perché utilizza una formula di arrotondamento, il prezzo di chiusura è troppo vicino tra una barra e l'altra, vuol dire che il prezzo non si sta muovendo in questo caso. Se il prezzo si muove, sto fermo. Sembrano entrate quasi sicure, Matte. Allora, ti dico, se io prendo il backtest su time frame orario, come che l'ho fatto adesso, io ho su BTC un profitto netto del 1260,35% con un totale di 541 operazioni e con una percentuale, con un fattore di profitto di 1,345 e un percentuale di profitto di 31,42%. Vuol dire che l'indicatore è abbastanza preciso, non è perfetto, ma è abbastanza preciso, però ti può portare a un profitto finale, che è quello che interessa, del 1200% su un time frame orario. E su un time frame orario non è che sia facile avere profitti molto 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 alti. Io cerco sempre di aumentare il più possibile non solo il periodo di backtesting, perché con l'abbonamento che ho io prendo 10.000 candele, quindi parte dal 2017, quindi direi che è abbastanza forte. Quindi in pratica basta seguire le etichette che hai messo. In pratica basta seguire le etichette. Ecco, noi in questo volevamo sapere. Basta seguire. Dai, io così sembro il troglodita. No, ma scherzo, però alla fine, scusa, le cose sempre. Io non le seguo mai le mie etichette e sbaglio sempre. È da 3 giorni che le seguo e ci ho beccato la grande. Capito? Ma tutta la logica dietro, poi però magari qualcuno che non c'ha tempo e tutto dice seguo l'etichetta, long o short, no? Sì, anche io se lo apro al volo e vado in diretta. Esatto. Basta settarsi gli alert, io ho settato gli alert sui frame 4 ore su LTC, DOT, ATOM, MATIC, ATH, BTC e DASH. Così ogni volta che compaiono queste etichette mi arriva il messaggio sul cellulare che mi dice qua c'è un ingresso short o qua c'è un ingresso long. Perché ho utilizzato il frame 4 ore? Praticamente. Ma è per questo che ho utilizzato il frame 4 ore, perché così è difficile che mi arrivi il segnale proprio di notte. E perché comunque si porta a casa un rispettabilissimo 1395,94% di profitto. Se dopo andiamo a vedere il time frame giornaliero, qui arriva la chicca, perché sul time frame giornaliero ho il 52% di trade riusciti
con sempre take profit al massimo, senza take profit e senza stop loss. Si parla di un profitto del 3.089% con solo 25 operazioni dal 2017. Quindi si parla di operazioni che vengono tenute aperte per 30-40 giorni, 2 mesi, / 3 mesi. Ad esempio, gli ultimi ingressi long che mi ha dato il mio indicatore è stato è stato il 27 luglio, alla chiusura della candela del 27 luglio, e mi ha dato il long fino a oggi, che ora, se qualcuno non avesse fatto take profit, avrebbe portato a casa gran poco, perché si portava a casa il 9,88%. Se uno faceva un take profit decente, si portava a casa il 26%. Allora, dicevi il take profit all'incrocio della TSI, quindi io il primo incrocio lo vedo verso il 16. Lo fai anche, eccolo qua, te lo puoi fare qua al 18 agosto o anche il 16 agosto, eccolo qua, che è un 17 o 20%, dipende un po' più da come riesci a chiudere. Non era male, e lì potevi anche restare fermo. E ho, ieri fatalità, mi è comparsa l'etichetta dello short, eccolo qua. Io ero entrato proprio all'inizio della candela del daily di ieri, l'ho voluto comunque chiudere in giornata, mi sono portato a casa avevo preso il take profit a 40.002, mi sono portato a casa il 6,29% su BTC con un leva per 4. Devi fare per 40, Matte. Sì, per 40. Resto senza wallet. No, sono contento perché da quando più o meno, allora, questo sistema qua lo sto utilizzando nelle ultime 4 settimane e mi ha recuperato circa $300 di perdite che avevo avuto. Quindi, dimmi. Sul daily adesso darebbe short in teoria? Sul daily adesso sta dando short. A parte oggi che è tornato su. Oggi è tornato su, allora può essere sbagliato perché siamo proprio sulla EMA 200. Sì, siamo proprio al limite. Siamo proprio sulla EMA 200. Infatti io ritorno su quello che dicevo, finché chiude sopra i $40.000 secondo me va bene. Quando chiude sotto i 40.000 sono cavoli amari. Esatto. Quindi qua aprire uno short adesso è abbastanza rischioso. Bisogna vedere il movimento dei prossimi giorni. Perché comunque anche qua non è che abbiamo un'oscillazione di prezzo di Bitcoin proprio così elevata. Negli ultimi giorni, se vedete queste due medie qua si sono appiattite. Si sono appiattite parecchio e questa roba qua manda in confusione più o meno tutti gli indicatori che utilizzano i prezzi di chiusura attuali, quindi manda in confusione l'RSI, il TSI, manda in confusione un po' tutto. E poi sei sulla media 200 che non si sa, o sopra o sotto non si sa ancora. Siamo lì, ieri eravamo sotto, oggi siamo sopra e domani non si sa. Esatto. Ovviamente ho messo di fianco sempre la label che ti indica dove andare, cosa fare, quando fare. In questo momento mi indica BTC short, ETH short, BNB short. L'unico che mi indica long sono SOL e DOT, che se vado a guardare... SOL, occhio, ha perso tanto nei giorni passati, quindi ci sta pure magari. Mi sta dando long perché mi ha dato il long su SOL il 1 agosto, e quindi al momento, se anche ha perso, io, se fossi entrato il 1 agosto, sono a 316,41% di guadagno su SOL. Cazzo, leva per 40 come faccio io? Fai leva per 40, puoi fare solo questo trade qua e poi cancellare tutto e vivere la vita in vacanza. E poi scompari. Perché non sai neanche come prelevarli. Secondo me è quello che ha fatto Guerro, ma non ce lo vuole dire. Potrebbe essere, eh. Guerra scomparso con leva 40 a 2 giorni, ha fatto gli ingressi su Doge da paura. Ma invece non so come dirti, quei quadrati che seguono le candele sopra e sotto, dicevi prima, allora questi sono dei possibili stop loss e take profit come settarli, nel senso che se io entrassi adesso sulla chiusura di SOL per long, potrei mettere il se chiudessi long, facessi long, potrei mettere il target sul quadratino sopra, okay. E potrei mettere lo stop loss anche qua sotto, dopo posso decidere.
Di solito io vado al rapporto 1.2-1.5, non mi muovo tanto da lì, di solito resto su questi parametri. È solo per dare un'indicazione in più a chi non sa bene come trarsi la roba, insomma, a chi non sa come settare uno stop loss. Questa è la formula standard che utilizzano di solito. Ok. Ultima cosa velocissima, le ultime due linee che vedete qua sotto sono il money flow, sempre uno a breve periodo, uno a lungo periodo. E il lungo periodo ti indica in generale quanti soldi stanno arrivando nell'acquisto, e mentre il breve periodo in questo caso ti indica rosso, vuol dire che nelle ultime candele è stata più la vendita che l'acquisto. I soldi escono, diciamo, il money flow. I soldi stanno uscendo. In generale stanno continuando a salire, però è un indicatore un po' più lento. Io faccio poco affidamento. C'è una roba da dire, che quando questi due indicatori danno rosso insieme succede il fine mondo, succede il disastro, perché se questi due indicatori danno rosso insieme, soprattutto su un time frame un po' più basso, tipo qua, vedete che quando cominciano a dare i primi segnali di rosso insieme, ti entrano sciarpe da fare impressione, se prendi come riferimento solo questi. Il verde uguale, sotto la luce, facci caso, sono tutte e due le MFI, sì, money flow rossi, ed è la candela è sotto la EMA 200. Sotto la EMA 200, sotto le altre due EMA, e lo stock e l'RSI è doppiamente sia viola sia rosso. Il PSI sta crollando. Se uno qua voleva entrare anche adesso, è che si beccava un movimento da short sotto il frame da un'ora che faceva impressione alle 3 della mattina, però. Strano. Anche adesso sarebbe short. Allora, se consideri solo il money flow, sì. Con l'indicatore rosso così del money flow è difficile entrare long, soprattutto perché se vedi il PSI sta salendo in positivo, però anche qui stiamo assistendo a un prezzo che nelle ultime ore non si è mosso più di tanto. Già, lateralizzato. Esatto. Quindi abbiamo un RSI, quello veloce è positivo, ma quello lento è sempre negativo. C'è una leggera divergenza, aspetta che la disegno, c'è una leggera divergenza qua, vuol dire che c'è la possibilità che in questo momento il prezzo possa salire, ma come ho imparato con la mia esperienza, finché quella linea, quella RSA non diventa blu, certo, io non entro. Certo, esatto, si prende il perché... non si anticipa, si prende il movimento, certo. Esatto, perché diventa pericolosa la cosa, ultimamente le ho sbagliate parecchie con quel sistema lì, quindi no. Nel voler anticipare il segnale, invece in 3 giorni mi ha tirato su quasi 40%. Aspetti che praticamente di vedere il blu e il verde insieme. Blu e verde insieme, TSI che supera lo zero, entro long. Rosso e viola insieme e TSI, quella blu, che scende sotto lo zero, entro short. E quasi sempre il movimento lo becca la grande. Perfetto. Sul time frame un'ora che funziona bene. In questo caso sul time frame un'ora che comunque mi porta a casa un rispettabile 1260% con 541 operazioni. E a Guido e a Alessandro, che salutiamo Alessandro, che gli piace più il time frame 15 minuti. Oddio, allora il time frame 15 minuti ho solo un 2,43%. Più affidabile, diciamo un'ora, è anche meno stressante. È più affidabile su un'ora, è abbastanza affidabile su 30 minuti perché mi dà un 120%, ed è affidabile su 45 minuti perché mi dà un 503%, è affidabile su un'ora, due ore, quattro ore, se non sbaglio anche 8 ore mi dà un 359%, 12 ore 1593%. Diciamo che nel bene o nel male ci sbaglia, perché sbaglia come tutti gli indicatori, ma bene o male il profitto te lo porta sempre a casa. Questo. Quindi a 15 minuti non lo posso usare. A 15 minuti non utilizzarlo. O se no devi provare a cambiare i periodi, ad accelerare o rallentare i periodi della RSI, oppure accelerare e ad abbassare i periodi delle EMA. Puoi utilizzare anche questo sistema qua. E utilizzare la TSI un po' come vuoi, puoi utilizzare la TSI sempre lo stesso valore. Qui ho messo tutti i parametri modificabili. Secondo me troverà un utilizzo che... Una cosa, per gli alert dovete modificare sempre i parametri del grafico qua sotto, perché sono questi quelli che lanciano le etichette. Il TSI e RSI che vedete qua sopra
l'ho utilizzato semplicemente per caricare le EMA, per caricare le label e per mostrare lo stop loss e far vedere un attimo i calcoli. Però quello che fa veramente i conti è questo qua sotto. Quello sopra, ripeto, è solo per avere un'illustrazione grafica. Se andate a modificare i parametri di questo sopra, non succede assolutamente niente, non si muove niente. Bisogna modificare i parametri di questo sotto qua in basso. Solo questo. Va bene. E basta, credo di aver spiegato un po' tutto. Possiamo decidere cosa migliorare, cosa togliere, cosa fare, insomma. Perfetto, ottimo. Grazie per il stato eccezionale. Sì, sono stato un po' lungo, però penso di aver spiegato un po' tutto. No, no, preciso. Un'ora precisa, perfetto. Adesso c'è il bello. Adesso c'è il bello, la parte che dovrai evitare, Leo. Allora salutiamo tutti e premo il dito. Vai, premo il dito.